Iniziamo la lezione sulla voce. Allora, vi mettete sedute così con i piedi bene in appoggio, sentite i vostri ischi, potete un attimo chiudere gli occhi e sentire com'è l'interno della vostra bocca, quanto è grande. Immaginate che la vostra bocca sia una casa, la vostra, spazio c'è lì dentro. Dove giace? Riposa la lingua. Quanto spazio si prende la lingua all'interno di questa casa, se fosse un divano? Quanto spazio c'è tra il palato, il soffitto e il pavimento, no? Dove appoggia la lingua? E com'è lo spazio laterale lì sotto le guance? Come chiudono i denti? Sono molto chiusi, serrati? Sono morbidi? E la lingua com'è? È morbida o c'è una forma di tensione? È un po' contratta? È bella allargata? Magari mentre lo dico la vostra lingua cambia anche situazione. Ok, e ora sentite com'è il vostro corpo, come siete sedute, come state respirando. E poi iniziate, potete farlo con gli occhi aperti e gli occhi chiusi, ad aprire e chiudere la bocca. La aprite. E la chiudete e osservate cosa fate con la vostra mandibola quando fate questo movimento di aprire e chiudere la bocca. Nel momento in cui aprite la bocca e sentite che state facendo uno sforzo per andare ad aprirla più grande, vi fermate e tornate a chiuderla. Quindi non andate in uno sforzo eccessivo, sentite senza sforzo quanto riuscite ad aprire la bocca. E se volete potete mettere anche le vostre mani, le dita delle vostre mani, sotto l'orecchio, lì dove c'è l'articolazione della mandibola. Sapete che lo scheletro della testa ha queste ossa fisse, no? Dello scheletro di tutta la calotta e in più arriva fino al naso, il contorno degli occhi, ma poi l'unica parte mobile che c'è nello scheletro della testa è la mandibola inferiore. Che si muove, no? A differenziarsi dal resto del cranio che invece ha ossa fisse. Quindi mettete lì nella mandibola, dove si congiunge la mandibola superiore alla mandibola inferiore e sentite com'è. Siate leggeri, aprite piano. Sentite se ci sono differenze tra la destra e la sinistra. E poi iniziate con la bocca aperta, semiaperta, a spostare la mandibola a destra e a sinistra, mantenendo la mandibola superiore fissa e muovete solo la mandibola inferiore verso destra e verso sinistra. Potete farlo con le mani un po' di volte per sentire com'è questa articolazione e poi potete anche togliere le mani e sentire senza le mani. Questi saranno i nostri, diciamo, movimenti di confronto per vedere come cambia questa possibilità di mandare la mandibola a destra, a sinistra, aprire e chiudere, quindi i movimenti, diciamo, fondamentali della mandibola, ma sapete che può fare anche un cerchio, no? E in più la voce che abbiamo registrato e andremo a vedere a fine lezione cosa è cambiato. Ok, ora andate a riposare un pochino sulla spalliera della sedia. E anche in questa situazione di appoggio sulla spalliera della sedia andate a sentire com'è l'interno della vostra bocca, com'è lo spazio lì dentro. Cambia rispetto a quando eravate sedute con i due piedi in appoggio, bene sugli ischi con la schiena dritta. Qualcosa diventa più piccolo. Se non vi ricordate più come eravate, com'era lo spazio della vostra bocca quando eravate seduti sul bordo della sedia, in posizione dritta e con l'appoggio sui piedi, tornate in questa posizione un attimo e andate a sentire cosa cambia. È più piccola. No. Tornate sul bordo della sedia, andate a sentire e cercate di capire le differenze. Così anche per quelle che hanno fatto la lezione distesa, quando la proveranno non sanno, no? Se non lo diciamo, andranno a scoprire loro queste differenze. E poi fate un bel respiro e sentite come respirate in ogni caso quando siete appoggiate con la schiena sulla spalliera, in un certo senso con la schiena tutta arrotondata, e poi sentite il respiro quando venite ad appoggiarvi sui due ischi e sui piedi bene,
portando il peso del corpo un pochino in avanti e sentite com'è. Cercate i due ischi, cercate una posizione comoda e questa sarà la posizione con cui faremo la lezione. E socchiudete un attimo la bocca, tirate fuori un pochino la lingua e andate a toccare il labbro superiore lì nel centro dove c'è quella V dove si fa fatica a mettere la linea del rossetto. E ogni volta la tirate fuori e ogni volta la tornate a tirare dentro, lasciate un attimo in riposo e poi ritornate con la lingua, la punta della lingua ad appoggiarla lì. E iniziate a osservare cosa fate con la mandibola per facilitare questo movimento. O cosa ad esempio non fate. Può essere che magari tratteniate questa mandibola e così il movimento diventa uno sforzo tutto di lingua, no? E quindi magari va in tensione il viso. Cercate di essere morbide e veramente di andare quel poco che non vi costringa a fare uno sforzo eccessivo e vedere cosa vuole fare la mandibola. Magari osservate anche cosa vogliono fare gli occhi, se avete smesso di respirare. La vostra attitudine quando fate qualcosa di nuovo è la massima concentrazione o permettete al pensiero di osservare anche un po' il resto di voi? Osservate come respirate. Ok, riposate un attimo in questa posizione e ora sempre tirate fuori un pochino la lingua, mi raccomando di andare a vedere quanto la volete tirare, un po' di più, un po' di meno, cercate la vostra possibilità di stare comodi e andate con la punta della lingua verso destra, lì dove c'è l'angolo, diciamo che incontra il labbro superiore col labbro inferiore. Quindi andate con la lingua dal centro, la bocca è semichiusa, andate verso l'angolo destro della bocca. E osservate come lo fate, quanto siete impegnate, concentrate o quanto potete essere come un bambino che gioca, che va a vedere. Voglio andare a vedere com'è lì dove c'è l'angolo della bocca a destra e sono curioso di sentirlo con la lingua. Andiamo e torniamo. E mentre andiamo e torniamo, iniziamo a osservare cosa facciamo con gli occhi. Gli occhi vogliono andare a guardare dove va la lingua o gli occhi sono che guardano di fronte a me fissi, immobili? Inizio a osservare cosa vogliono fare gli occhi. E se ho tenuto gli occhi fissi in fronte a me, provo a mandare gli occhi a guardare la lingua o perlomeno andare a guardare a destra. E lo faccio un po' di volte per sentire. Quando gli occhi vanno a guardare a destra insieme con la lingua, è più facile per la lingua, è più piacevole. Non dentro, l'angolo, così. Ok. Piano. E dopo riprovo a tenere gli occhi fissi di fronte a me e riprovo ad andare con la lingua a toccare l'angolo della bocca. E sento cosa cambia. Forse se voglio andare con la lingua a toccare l'angolo con la stessa velocità e la stessa potenza, la stessa lunghezza con gli occhi fissi di quando andavo spostando anche gli occhi verso destra, magari va molto in tensione la mandibola o la lingua o il viso, gli occhi. Ma se rimango con gli occhi fissi, però diminuisco la velocità, diminuisco la lunghezza e tutto quanto, magari posso riuscire anche a muoverla senza sforzo. Però qual è la versione più che mi facilita? E riprovo a muovere gli occhi verso destra e sento le differenze. E ogni volta porto la lingua un pochino in riposo, mezzo secondo, ogni volta dopo la sposto verso destra, in modo che sono nuova a ogni movimento e posso sentire se veramente la lingua sposta gli occhi oppure se sposto prima gli occhi e dopo la lingua. E riposo un pochino sulla spalliera della sedia. E
Ritorno in posizione. Riporto la bocca semichiusa, la lingua che va a destra. Faccio ancora un movimento di portare la lingua sull'angolo destro e cerco di capire cosa voglio fare. Gli occhi vanno o rimangono fissi? E mentre faccio questo movimento, osservando cosa vogliono fare gli occhi, inizio a pensare: e la mia testa? Cos'è che farebbe, vorrebbe fare la mia testa? Vuole rimanere fissa lì in avanti oppure anche lei vorrebbe andare a guardare la lingua, i muscoli del mio collo? E per chi aveva la testa fissa in avanti, provate a volontariamente a ruotare di qualche millimetro quello che viene, quello che la lingua riesce a trascinarsi della testa e vedete com'è portare la lingua. Sentendo un collo morbido e i muscoli dietro che si muovono leggermente. Quindi ogni volta torno in centro con gli occhi, la testa, la lingua, la riposo un attimo e riparto nuova all'esplorazione dell'angolo destro della bocca. E se faccio sempre tutto con gli occhi chiusi, provo a fare anche con gli occhi aperti. E se faccio tutto con gli occhi aperti, provo a farlo anche con gli occhi chiusi. Sapete che il Feldenkrais è una questione di scelte, di possibilità, no? Di andare a cercare tutte le possibilità per fare un movimento, cercando il modo più spontaneo di farlo, più armonico, più funzionale. Ok, ora rimanete di nuovo in centro con la testa, gli occhi e la lingua. E la prossima volta che andate a portare la lingua a destra, andate con gli occhi a sinistra. Quindi la lingua va a destra, ma gli occhi vanno a sinistra. Piano, ogni volta vi fermate in centro e da subito iniziate a pensare: e la testa? Con chi va la testa? Va con la lingua o va con gli occhi? O non va da nessuna parte e rimane fissa immobile? Se la testa rimane fissa immobile, decido, lo penso prima e provo a spostare magari la testa in direzione della lingua. O la testa più facile in direzione opposta, ma gli occhi che vanno con la lingua. Allora, proviamo tutti prima a portare gli occhi a sinistra e la testa e la lingua a destra. Cercate di pensarlo prima e non fate sforzi eccessivi. Ogni volta vi fermate, fate un respiro profondo quando tutto torna in centro, perché se attiviamo lo sforzo, lo stress, i nostri muscoli del collo e della gola che vogliamo rilassare fanno il contrario, si irrigidiscono. Quindi torniamo in centro e ogni volta proviamo con tranquillità a portare gli occhi e la testa e la lingua, cosa avevo detto? Fate conto, la testa a sinistra e gli occhi e la lingua a destra. Ancora un po' di volte con questa variabile qua, la testa a sinistra, gli occhi e la lingua a destra. Sì, provate questa adesso, brava. Quindi adesso portiamo gli occhi a differenziarsi dalla testa. Quindi questa volta sono gli occhi che vanno a sinistra e la testa e la lingua vanno a destra. Ha fatto prima questa? Ok, fate il contrario. Insomma, le due variabili, avete capito. Pensatelo prima, non sforzatevi. Puoi fare due variabili. O porti la lingua e gli occhi a destra e la testa a sinistra, e lo fai un po' di volte e vedi com'è. Oppure fai che porti la testa e gli occhi a sinistra, ma porti la lingua a destra. Anche questa è una variabile. Quindi gli occhi e la testa vanno a sinistra, ma la lingua continua ad andare a destra. Cioè potete giocare con tutte le variabili.
questo è interessante, no? La lingua va a destra e gli occhi e la testa vanno a sinistra. Poi riposate un attimo, fate un bel respiro, che non è finita qua. La differenziazione, ce n'è ancora qualcuna? Ok, sempre con la lingua in centro e questa volta portate sempre la lingua a destra, ma con gli occhi contemporaneamente andate a guardare verso il soffitto e vedete cosa vuole fare la lingua, cosa cambia. E ogni volta però ritornate in centro, la lingua torna in centro, gli occhi tornano in centro e quindi la lingua va a destra, gli occhi vanno verso il soffitto. Anche qui, se lo fate sempre con gli occhi aperti, potete provare a farlo anche con gli occhi chiusi. È un movimento continuo, non è che quando la lingua va a destra si ferma, no, continuamente va lì, tocca un attimo, poi torna in centro. E adesso fate un po' di volte che quando dal centro la lingua va verso destra, gli occhi vanno verso il pavimento e vedete com'è fare anche questo. E la testa cosa fa? La lingua va verso destra e gli occhi vanno verso il pavimento. E adesso fermate tutto in centro, lingua, occhi e testa e fate un po' di volte di andare con gli occhi, la lingua e anche la testa verso destra. E sentite se potete farlo abbastanza piccolo da riconoscere magari se la lingua può spostare veramente la testa, il collo, cioè può ammorbidire e dare questa possibilità ai muscoli, quelli piccoli delle cervicali, di orientarsi in direzione di dove vuole andare la lingua e dove vogliono andare gli occhi. E tornate ogni volta in centro, riposate la lingua e partite nuove. Per ogni movimento con la lingua. E adesso un po' di volte lo fate come lo facevate all'inizio, quindi tenete la testa e gli occhi fissi in avanti e spostate solo la lingua e sentite cosa cambia nello sforzo, nel volume, nel fare questo movimento. Maria, non muovere la testa adesso, fissa come facevi all'inizio, avevo occhi fissi davanti e ok. E poi ritornate a muovere gli occhi e la testa e vedete cosa cambia rispetto a fare il movimento con la testa fissa. Sapete che i cantanti, insomma, non è che tengono la testa fissa quando cantano, no? Normalmente la Vanoni muoveva tutta la testa. Quindi sentite questo movimento della lingua che si trascina la testa. Perfetto. E poi andate indietro e riposate un attimo sulla spalliera. Sentite com'è comunque l'appoggio a destra, anche in questa situazione più comoda, diciamo che può essere considerata più scomoda, però per qualcuno più comoda. Com'è la vostra parte destra del corpo rispetto alla parte sinistra del corpo che non avete lavorato? Fate qualche respiro, sentite se cambia anche il respiro lì a destra. E se anche in questa situazione magari vi sembra che l'orecchio destro e la spalla destra siano più distanti rispetto all'orecchio sinistro e la spalla sinistra. Come se la spalla destra comunque fosse un po' più bassa. E poi venite nella posizione in avanti con i piedi in appoggio, la schiena dritta e fate gli stessi ascolti in questa posizione. Sentite proprio se la spalla destra vi può sembrare un po' più rilassata rispetto alla sinistra. E questa distanza tra l'orecchio destro e la spalla destra più lunga rispetto alla distanza che c'è tra l'orecchio sinistro e la spalla sinistra. Com'è lo spazio dentro la bocca a destra rispetto a sinistra? È un po' più ampio, se la lingua lì giace più morbida, più larga. Se l'occhio destro è un po' più rilassato rispetto al sinistro, la guancia destra, fate un po' di respiri, sentite se per caso la sensazione è che la cassa toracica a destra o che il respiro sia un po' più potente.
E poi iniziate a aprire e chiudere la bocca come avete fatto all'inizio, muovendo la mandibola. E sentite se si apre un pochino meglio lì a destra, senza mani, non serve, ma sai già dov'è l'articolazione. Aprite, no, prima solo aprire e chiudere, e sentite se per caso lì a destra è un po' come più oliata e magari vorrebbe come aprirsi un po' di più rispetto a sinistra. Poi lasciate la bocca socchiusa e provate ad andare anche a destra e a sinistra con la mandibola. Tenete ferma però la testa perché è una differenziazione con la mandibola superiore e quella inferiore. E sentite se per caso a destra è più morbida e magari va un po' di più. Ok. Poi in questa posizione ritirate fuori la lingua, quel poco, come sentite che è comodo per voi, e naturalmente andiamo, come dei bambini, a esplorare il lato sinistro del labbro, dove si congiunge col labbro inferiore e il labbro superiore, dal centro a sinistra. Ogni volta riposate un attimo la lingua, quell'attimo, per ripartire nuove all'esplorazione dell'angolo sinistro della bocca. Sentite se tenete la lingua abbastanza morbida, variate questa possibilità di tirarla fuori per andare a sinistra, magari provate un po' di più fuori, un po' meno, sentite le differenze. E cosa fa la vostra testa, i vostri occhi? È passata qualche informazione tra i due emisferi? O ancora abbiamo questa rigidità nel collo, per cui anche se spostiamo la lingua, magari gli occhi sono interessati, però ancora la testa, i muscoli del collo sono ancora troppo rigidi per lasciare andare. Magari sono pochi millimetri, ma iniziamo a sentire che il collo rilassato permette alla testa di spostarsi un pochino verso sinistra. E magari potete sentire anche cosa fa magari questo movimento della lingua, degli occhi, del collo, della testa, anche al bacino? E visto che ci siamo, inseriamo qualche differenziazione che siete più brave di me a ricordare. Quindi iniziamo con la più semplice. Portiamo la testa e la lingua verso sinistra e andiamo con gli occhi verso destra, in direzione opposta. Quindi la testa e la lingua vanno verso sinistra e ogni volta tutto torna in centro, occhi, bocca, lingua, testa, e poi solo gli occhi vanno in direzione opposta alla testa e alla lingua. Naturalmente facciamo, se siamo abituati a fare tutto con gli occhi aperti, proviamo a farlo anche con gli occhi chiusi, se siamo abituati a fare con gli occhi chiusi, facciamo anche qualcosa con gli occhi aperti. Tutte le variabili che potete inserire in questo, nella vostra modalità di fare le cose vi permettono di capire veramente cosa vi fa bene e cosa magari mette tensione. E poi proviamo la variabile di portare la testa a sinistra, ma gli occhi e la lingua scusate, la testa a destra e gli occhi e la lingua a sinistra. Quindi ora va la testa in direzione opposta agli occhi, però gli occhi vanno a guardare la lingua. Pensatelo prima, pensate, devo andare con gli occhi a guardare la lingua, ma con la testa vado in direzione opposta, cioè vado a destra. E se sentite che fate molto sforzo, fregatevene, rilassatevi, perché se andate in tensione si attivano queste tensioni dello sforzo e non serve. Facciamo la versione più facile, quindi andiamo con la testa e la lingua verso sinistra e gli occhi verso destra, che l'abbiamo forse fatta. Quindi teniamo tutto fisso. La rifacciamo un attimo questa. Vediamo se aver fatto l'altra più difficile ci facilita nel fare questa.
Poi andiamo a fare anche l'altra variabile, quindi andiamo da tutto in centro con la lingua verso sinistra, però portiamo gli occhi verso l'alto un po' di volte e poi sempre con la lingua a sinistra andiamo con gli occhi verso il basso. Dolci, leggere, osservate se respirate e poi vi fermate in centro e andate con la lingua, la testa e gli occhi tutto verso sinistra e vedete cosa è successo, se questa possibilità di portare la lingua a sinistra ad esplorare l'angolo sinistro della bocca è diventato comunque un po' più piacevole. Vai tutto quanto dall'altra parte. Primo movimento che abbiamo fatto e senti se è diventato più piacevole. Sapete che a sinistra andiamo un po' più veloci perché ormai l'emisfero, i due emisferi si sono comunicati e poi, giusto per sperimentare, provate a tenere come all'inizio la testa immobile e andare soltanto con la lingua verso sinistra e tenere anche gli occhi fissi e sentire cosa cambia. E mentre fate questo, provate, come dall'altra parte, a pensare che tutto sommato, se voi rimanete morbide, mettiamo che una persona non può sempre ruotare la testa, magari ha un blocco sul collo perché si è fatta male, si può provare ad andare a sinistra con la lingua, anche senza muovere gli occhi o con gli occhi, ma non la testa, e riuscire a rimanere morbidi, no? Quindi anche provare a fare questo sforzo qua. E poi potete di nuovo liberare anche la testa e sentire cosa cambia quando per fortuna non siete ingessate e potete muovere la lingua sentendo che la testa e i muscoli del collo dietro sono abbastanza rilassati da permettere questo movimento. Ok, riposate un attimo sulla spalliera dietro. Sentite com'è il vostro respiro soprattutto. Perché stiamo lavorando molto con la cassa toracica, eh? Piano piano sentite gli spazi sulla bocca dentro. E ancora una volta cercate di notare le differenze, se vi ricordate, di quando siete seduti con il peso sulle gambe, sui due ischi, con la schiena dritta e quando volete venite in posizione e provate a sentire tutto quello che... E questo magari sentire così bene che l'interno della bocca si apre, si amplia, che la gola si rilassa sedute con la schiena dritta, magari vi può aiutare a non andare troppe volte nella sedia indietro e permettere anche al corpo di stare comodo anche in una posizione con la schiena dritta. Ok, ora aprite, state nella posizione con il peso sui due piedi, sui due ischi e andate ad aprire e socchiudere la bocca di nuovo e andiamo con la lingua a toccare una volta il bordo destro e una volta il bordo sinistro della bocca. Piano, passate sempre per il centro lentamente e sentite proprio se potete andare abbastanza piano, quasi che foste una lumaca che cammina lì sul centro della vostra bocca. Per sentire cosa vogliono fare gli occhi, cosa vuole fare la testa nel fare questo movimento. Non serve che la testa si muova di molto, l'importante è che i muscoli del collo dietro, gli estensori del collo, riescano a essere collegati con la lingua, no? Osservate come respirate. Se riuscite a tenere la lingua in modo rilassato o se è sempre molto tesa. Ancora qualche volta. Poi socchiudete la bocca. E iniziate ad aprirla e chiuderla e sentire se ora anche il lato sinistro si è ammorbidito un po' di più. Se potete aprire magari un po' di più la bocca e sentire che
questo attiva qualcosa anche nel resto di voi, magari nei muscoli dietro del collo o magari addirittura anche nel bacino. E magari potete aprire la bocca qualche volta guardando di più verso il basso, qualche volta guardando di più verso il soffitto e sentire cosa fa questa apertura della bocca magari al vostro bacino o allo sterno. E dove vanno a guardare gli occhi? E poi tenete la bocca socchiusa e andate a fare lo stesso movimento a destra e a sinistra con la mandibola inferiore e andate anche qua a sentire se a sinistra è un po' più oliato ora, se è cambiato qualcosa. Piano, se volete veramente sentire i vostri muscoletti dietro nella colonna cervicale, dovete andare abbastanza piano da sentire questa connessione con la gola, con la lingua, con la mandibola. Stiamo lavorando per capire veramente come funziona anche l'articolazione che congiunge la mandibola superiore, lo scheletro della testa, il teschio e la mandibola inferiore. Ok. E poi riposate un attimo da sedute così con la lingua. Se vengono sbadigli molto bene, vuol dire che gli estensori dietro della schiena stanno mollando. E portate la punta della lingua, come abbiamo fatto all'inizio, sopra il labbro superiore, lì dove c'è la V del labbro. E da questa posizione la tenete lì e questa volta andate a leccare o a scivolare con la lingua sul labbro dalla parte destra fino di nuovo all'angolo destro della bocca dove andavamo prima con la punta della lingua. Quindi mantenete la punta lì, andate e ritornate di nuovo al centro del labbro superiore. E fate un po' di volte questa cosa qua, andate avanti, indietro e anche qui iniziate a osservare cosa fanno gli occhi, cosa vuole fare la testa. State più rilassate possibili. Con la lingua, osservate come respirate. Sentite se la lingua va a scatti o può andare morbida fino lì, tornare lì, come una persona che guida la macchina. Ci sono quelli che sono sempre fluidi con la macchina, quelli che ogni 2 secondi fanno freno, accelero, vedete se potete andare morbide, se sentite che ci sono molti salti, andate più piano. Cercate in fondo alla vostra alla gola, nella mandibola, nell'articolazione questa possibilità di muovere la mandibola che vi aiuta a fare il movimento della lingua senza scatti. Poi la prossima volta che arrivate in centro del labbro superiore, andate giù con la lingua leccando il labbro, scivolando sul labbro per andare a curiosare com'è con la lingua l'angolo sinistro della bocca. E quindi andate giù a sinistra, sentite cosa cambia, se è diverso e osservate se andate magari più veloce e poi tornate più lente o se andate lente e tornate veloce. Osservate anche il vostro rientro, il tornare nel labbro al centro superiore. Quindi dal centro andate e poi tornate e sentite cosa vuole fare la testa. Se fate tutto con gli occhi aperti, provate a farlo anche con gli occhi chiusi. Se fate tutto con gli occhi chiusi, provate anche con gli occhi aperti. Inserite più variabili possibili. Anche la lunghezza della lingua che tocca, potete provare con la lingua che copre quasi tutto il labbro superiore, oppure potete provare quasi toccando la parte interna del labbro e andate a cercare la vostra comodità, il vostro piacere nel fare questo. E la prossima volta che siete con la lingua lì nell'angolo sinistro, andate nel labbro inferiore con la lingua fino al centro del labbro inferiore e poi tornate a sinistra. E naturalmente avrete già notato che la lingua non è più a punta ora, ma è bella larga, bella ampia, può quasi riposare lì su quel labbro. E andate dal centro e tornate indietro. Anche qui fate varie prove di lunghezza della lingua, quanto più fuori, meno fuori,
Guardate cosa fa la testa, se si è bloccata di nuovo oppure continua a muoversi. Quando facciamo qualcosa di nuovo, la vostra predisposizione può essere quella di bloccare immediatamente la testa. Se così succede, notatelo. Quando faccio qualcosa di nuovo, sono talmente concentrata col pensiero che blocco i muscoletti del collo dietro, mi sforzo e divento rigida. Allora voi pensate di giocare, non vi sforzate più. Così la testa continua a muoversi e quando siete la prossima volta con la lingua al centro del labbro inferiore, andate con la lingua all'angolo destro e poi tornate al centro del labbro inferiore e fate un po' di volte questo avanti e indietro, sentendo cosa cambia tra questo lato e l'altro. Qualcuno è più facile a destra, qualcuno è più difficile. E cercate di sentire la lingua che può riposare, di osservare cosa vuole fare la mandibola. Io vi parlo tanto perché ho sempre paura che le persone si distraggano e si lecchino la bocca proprio e basta. Invece bisogna continuare ad osservare gli occhi, la testa, il collo. E la prossima volta che siete lì nell'angolo destro della bocca, iniziate a fare con la lingua un bel cerchio antiorario, però andando piano, lente, osservando veramente cosa vuole fare la testa. Magari la testa inizia a fare anche la testa un bel cerchio antiorario. Se lasciamo rilassato il collo, sentiamo bene l'appoggio sui piedi. Portiamo proprio bene il peso del corpo distribuito sui piedi e continuiamo a fare questo cerchio sentendo cosa vuole fare la testa. Che forte, no? La lingua sta spostando la testa. E poi iniziamo a fare anche il cerchio in senso orario, cambiamo il giro della lingua, il senso. E osserviamo se ci piace di più l'orario o l'antiorario, da che parte riusciamo a muovere meglio la testa. E continuiamo a farlo abbastanza piano, abbastanza lento, ascoltando il respiro e magari vedendo se ci sono delle connessioni con il bacino. Ok, poi fermiamo tutto, riposiamo sulla spalliera della schiena. Oh, signora, che stancante. Vi dico, quelle che l'hanno fatto da distesa è molto più, però questa è talmente forte, quello che dovete provare a rilassare tutto il corpo, pur rimanendo sedute, che è una posizione che per voi magari non è comune, che avrà dei risultati incredibili. Poi quando la farete distesa direte: Madonna, questa sì che è bella, è piacevole, è rilassante, però riuscire a smettere di tenere in tensione il collo da seduta è quello che poi noi facciamo nella vita perché siamo con la gravità che preme. Allora, le lezioni Feldenkrais che normalmente sono distese, no? Quindi tu non hai questa gravità che preme e tutto diventa più facile, però poi quando torniamo nella gravità e tutti i nostri vizi e modalità ritornano. Ecco, questa è una lezione da seduta, fa parte del 4 anno Feldenkrais, quindi diciamo che è molto avanzata. Quindi mi permetto di farvela perché poi vi do comunque la versione distesa, perché possiate proprio cercare di cambiare una modalità di rigidità del collo direttamente con il potere della gravità, che non è facile, sono d'accordo con te, è molto più complesso. Vedrai quando farai la distesa, direi wow. Però vedrai i risultati, perché comunque tu devi adesso ancora per un po' riuscire a rilassare tutto nonostante sei seduta. Però vai seduta tutte le volte, riposare nella spalliera tutte le volte, anche se io non do il riposo, cioè ti puoi prendere questi tempi per rilassarti, ok? Infatti è già finito anche questo. E dovete tornare sedute. Posso andare in bagno Sì, intanto? vai. Perché dicevo, intanto che lei va in bagno, non so se stoppare o continuare, così posso dirlo.
Questa situazione qua naturalmente è proprio mettere in atto le modalità di rigidità, no? Cioè tu devi fare questi movimenti, sei con il collo così, tu immagina di farli da distesa, è tutta un'altra sensazione perché non hai proprio questo peso, no? E poi sei abituata probabilmente a stare anche molto seduta in questa situazione, probabilmente anche quando mangi, quando fai tante cose, non hai questa abitudine di stare seduta in avanti. Però prova anche a togliere adesso il materiale. Se tu riesci veramente a imparare che si può stare comodi, è incredibile che le persone non si rendano conto che si può stare comodi anche seduti sui due ischi, sulle gambe, sposti un pochino il baricentro, vedi? Tu devi spostare il baricentro del torace in modo, questa sedia non è adatta perché ci vorrebbe più piatta, ok? Però invece di stare, vedi, se tu stai così con le gambe sul pavimento, però con il baricentro del corpo molto indietro, vedi che non ce la fai a stare comoda. Però se tu lo sposti e vai a cercare, proprio spostando il busto un pochino in avanti, che il pube vada bene sulla sedia e che veramente il peso del corpo vada sulle gambe, senti che è diverso? Non te lo posso dire prima perché è una cosa che tu devi trovare. Quindi tu sei stata scomoda molto più di lei sulla lezione perché lei il peso l'aveva spostato abbastanza in avanti. Quindi tu adesso, per quello che rimane, prova veramente a cercare nel tuo baricentro questa possibilità di portare il peso abbastanza in avanti da alleggerire la parte del collo. Non sarà facile, ci vuole tempo perché tu impari a non sederti più in quella situazione là. Perché purtroppo le nostre poltrone, le nostre sedie sono fatte per questa situazione assurda, perché anche mangiare così vuol dire chiudere quasi la bocca dello stomaco, invece mangiare dritta è un'altra cosa. Ok, torniamo in posizione, se vi Era un sentite... togliere questo. Sì, così puoi sentire meglio, cercare il tuo baricentro giusto. Riapriamo la bocca, la teniamo socchiusa. Portiamo la punta della lingua sotto il palato, sotto il labbro, sotto i denti del labbro superiore, ok? Lì nel centro. Adesso vi faccio il suono, dovete modulare il suono L, lo faccio io così capite com'è, ok? L, tutta l'espirazione, ok? Provate. Non trattenete troppo il fiato, prendetelo tranquillamente. Anche quando inspirate, tenete sempre la punta della lingua lì e ne fate almeno 2-3. Ok, ora iniziate a fare il suono, ma anche ad aprire e chiudere la bocca. Il suono verrà così. Aprite, la chiudete, più grande, più piccola, vedete la differenza che fa nel suono e anche nel movimento magari della testa. Volta portate la lingua sempre nel labbro superiore al centro, come abbiamo fatto quando leccavamo il labbro, e mentre tenete la lingua qui, modulate il suono, ma andate con la lingua fino al bordo destro e poi tornate indietro. Vi faccio sentire. Quindi sentite questo suono di... No, scusate. Prima la tenete ferma sul labbro superiore e fate il suono non potendo più aprire e chiudere la bocca. Quindi il labbro, la bocca è bloccata perché c'è la lingua che è sopra il labbro inferiore lì ferma. E fate il suono anche in questa situazione, cercando di modulare più alto, più basso, più tono con gli spazi che avete nella gola, cercando di muovere la mandibola, il palato molle, tutto quello che avete per ingrandire. Pronte? Ma
quello che viene. E adesso invece facciamo quello che ho detto prima, quindi partiamo da qua e poi andiamo a leccare il labbro, però facendo il suono fino all'angolo destro e poi torniamo indietro. Prossima volta che arrivate su in alto, cercate di respirare mentre fate il movimento. Quindi, se vi siete accorte che trattenevate il respiro, cercate di trovare il momento. Se dovete deglutire, deglutite, però cercate di trovare il momento dove tirare dentro l'aria e poi la fate andare mentre fate il movimento. Però, magari può essere nell'angolo della bocca o dove volete voi. Adesso andiamo dal centro verso sinistra. Quindi. Ricordatevi di ispirare. La prossima volta siete lì sull'angolo sinistro e dovete andare con la lingua dall'angolo sinistro all'angolo destro, dall'angolo destro all'angolo sinistro, possibilmente solo sul labbro sotto. Con una ispirazione, cioè ispirate a destra, a sinistra o a destra, fate andate e tornate espirando. Pronte? Buon segno, mi sto Sì, addormentando. vuol dire che stai finalmente rilassando. Hai spostato il baricentro e adesso stai andando con un treno. Adesso cercate di fare almeno tre movimenti con un respiro, quindi un po' più veloce. Sì, tu adesso hai preso fiato molto. Allora, adesso una cosa che dovrete provare a osservare è quando faccio questo rumore, soprattutto tengo molto il suono quando arrivo nell'angolo, tengo un po' di più e vado a fare tutto il giro. Provate a osservare con che orecchio sentite, cioè se io sono con la lingua sull'angolo destro, sento il suono di più con l'orecchio destro o con l'orecchio sinistro? E quando sono con la lingua a sinistra e faccio il suono, lo sento più con l'orecchio destro. Provate. Provate anche le lunghezze diverse della lingua, cioè magari se l'avete molto fuori, che coprite quasi tutto il labbro inferiore, provate a mettere anche la lingua un po' più dentro, cioè varie lunghezze di uscita della lingua. Comunque non hanno resistito a dirlo. Dovevano scoprirlo gli altri. Comunque, beh, forse non si è sentito. Comunque,
Comunque, adesso che avete scoperto Piacere. questa, no, adesso che avete scoperto questa cosa qua, riportate la lingua in centro, brave comunque perché non tutti scoprono subito questa cosa qua, la mettete sempre all'esterno sulla parte in centro del labbro e cercate di pareggiare il suono, cioè di metterlo, che lo sentiate come se la vostra testa fosse due casse, no? E volete portare il suono su tutte e due le orecchie nello stesso modo. Quindi, in centro. Cercate di sentire il suono con tutte e due le orecchie nello stesso punto. Quando l'avete pareggiato, potete chiudere la bocca, è molto interessante, eh? Basta spostare tanto così, dopo lo vedi, no? Che se la sposti di un pochino la lingua, potete fare anche volontariamente, invece di cercare di bilanciare il suono, spostate un po' la lingua a destra e a sinistra e vedete di spostare il suono da una cassa all'altra, da un orecchio all'altro. Bello, risuona proprio tutto su un lato rispetto all'altro, no? Ok, poi ripareggiatelo. Ok, riposate sulla spalliera della schiena, sentite com'è il vostro stare comunque anche, perché uno può anche decidere di stare sulla spalliera della schiena, ma magari sente che lo stesso riesce a mantenere la bocca morbida, sentite gli spazi. Ricordate il primo controllo proprio che abbiamo fatto, quindi chiudete gli occhi, sentite l'interno della vostra bocca, in questa situazione diciamo appoggiate alla spalliera. Com'è la lingua, come sono i denti, magari se sono meno serrati, com'è il vostro respiro. E poi lo facciamo poco in questa situazione perché siamo curiosi di andare a sentire veramente com'è quando abbiamo il corpo bene in appoggio sui nostri piedi e con la schiena dritta e soprattutto per te, Maria, sarà interessante vedere se da subito vieni nel baricentro giusto, cioè se dai il giusto peso. Mi fanno male i cornetti qua. Perché questa sedia magari è un po' Questa così. no, questa è magra come Beh, lei è un po' meno, cioè lei ha un bel sedere morbido. così. Ok, e andate, sentite con gli occhi chiusi, com'è la situazione della vostra casa bocca? Se la lingua, ad esempio, vi sembra che abbia preso quasi tutto lo spazio adesso. Se i denti sono più morbidi, se le labbra sono più morbide. Le avete leccate per un quarto d'ora. Sentite se la mandibola è un po' più morbida. Magari gli occhi. Le guance sembrano più rilassate. La lezione di prima uno ha detto: "Ah, mi sono andate via le occhiaie." È andata a guardarsi sullo specchio e ha detto: "Ah, mi sono andate via Magari, le occhiaie." quindi Sì, è stata molto forse. contenta. E poi naturalmente provate ad aprire un po' la bocca un po' di volte e chiuderla e magari osate di aprirla anche un po' di più se questo viene senza uno sforzo eccessivo e questa sarà un'altra lezione, ma provate a osservare quando aprite la bocca cosa vuole fare anche un po' il bacino, magari la testa, se vuole andare più indietro, il mento, se si avvicina o si allontana dallo sterno. La colonna vertebrale fa anche micro movimenti, vedrete si sentirà molto di più quando farete quella distese, però man mano che farete, spero, un po' di volte questa lezione, i risultati poi si vedranno. E poi con la bocca socchiusa andate un po' a destra e a sinistra con la mandibola e sentite com'è andare a destra e a sinistra, se qualcosa è cambiato. Come se qualcuno vi avesse messo un po' di olio sulla giuntura della mandibola. Fate qualche volta gli stessi movimenti di apertura e chiusura bocca e mandibola con gli occhi aperti.
Magari tirate fuori la lingua, fatevelo una boccaccia e vedete se vi viene bene farla. La logopedista mi ha insegnato di faticare la voce. Vediamo se qualcuno di voi riesce a toccarsi il naso. La vedo dura. Tu ti tocchi? Mannaggia, io non riesco. Ok, vedete come andate giù sul mento? Ah, la mente sì. Sul mento è ok, Ah, il mento lo prendo, il naso eh? E no. poi spostate anche con gli occhi aperti la Anche quello così. mandibola a destra e a sinistra e magari fate un po' di linguacce tirando molto fuori la lingua. Adesso vi alzate in piedi e sentite, abbiamo lavorato sulla bocca, ma magari può sorprendervi sentire le spalle molto rilassate. C'erano due spalle ieri che mi Hai sarebbe stata nel sentito? chiave in Hai piena. sentito che roba? Cioè, abbiamo lavorato solo con la lingua e guarda le tue spalle come Allora sono. sentivo le spalle, il collo, non ti dico come, e la testa pesante, è come se Sì. avessi un pallone di E guarda anche piombo. le tue ginocchia, che belle E anche le morbide. chiappe. Anche tutto morbido. Sentite veramente come sta la vostra bocca anche nella situazione con la gravità, quindi sentite se è morbida. Se la lingua continua, ad esempio, non so se all'inizio lezione non toccava il palato e adesso tocca anche la parte alta del palato. Se potete socchiudere la bocca un po' sexy, no? Cioè senza avere sempre questa bocca completamente chiusa, guardate anche la D'Urso, no? Cioè, sempre con la bocca semiaperta, perché lo sa che è sexy. Sì, però intanto quella fa la grana. Quindi tenete la bucca alla D'Urso. Vabbè, Vabbè. tenete la cucinotta, che anche lei la tiene semiaperta. Tutte quelle cose, beh, basta, che è la Lily Gruber. Peggio, Ok. peggio. Tutto è peggio, alla moglie di Dario Fo, come si chiamava? Che mi piace tanto, Franca Rame. Franca Rame, tenetela morbida come Franca Rame, che fa parte più della nostra cultura. Giulia Roberts, mi piace. Giulia Roberts, respirate, sentite come respiro, ma soprattutto cercate di memorizzare questa posizione delle spalle così bella morbida e i piedi che sentite bene il pavimento. Pensate come vi hanno sorretto, invece che star seduti con la schiena, come fate di solito, siete rimaste sedute sui piedi, no? E il sedere. E quindi questa sensazione il corpo adesso ne ha memoria, sente proprio che c'è questa bellissima cosa di sentire i piedi. E iniziate a camminare per la stanza. E mentre camminate, pensate al vostro passo in funzione della gola. Cioè voi camminate e sentite come quando camminate potete sentire anche questo semipavimento, perché vabbè c'è un buco, cioè i piedi è un pavimento, il pavimento pelvico, il diaframma, ma in fondo anche nella gola, quando noi parliamo si chiude e si apre. E quindi è una specie di pavimento, no? E quando noi camminiamo, la sentite la gola quando camminate adesso? È interessante, no? Senti la gola? È bellissima secondo me questa sensazione di sentire la gola quando cammino. E se io canto o parlo quando cammino, posso. Cos'è che avevi fatto tu, azzurro? Azzurro, Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, poi è lungo. lungo per me. Ok, adesso Pomeriggio. cantate voi così e poi lo Va registriamo bene. e facciamo la prova dopo. Quindi adesso Proviamo dopo. spengo così voi potete Dai, dai, sentire. dai là. Dai, Sì. cantate.